Mister, lei analizzava poco fa anche con i colleghi di DAZN, con gli altri giornalisti, di come non sia soddisfatto il fatto che l'Udinese non sia riuscita a portare a casa quantomeno un punto anche in rapporto all'occasione avuta, e ha spiegato anche di come l'avvio un po' più difficoltoso sia stato anche indotto, no, dall'inizio forte della Roma, però poi c'è stata una squadra che l'ha evitata soprattutto nel secondo tempo. La Roma è partita fortissimo e nel primo quarto d'ora ci ha creato pericoli, calci da fermo, qualche situazione pericolosa, però secondo me reagito in blocco compatto a quella prima parte, la partita era già cambiata quando abbiamo subito il gol del vantaggio della Roma, tanto che nell'azione precedente, nella stessa azione, noi abbiamo l'occasione davanti alla porta, non riusciamo a far gol e nel prosieguo ci fanno gol loro. E poi però insomma i ragazzi hanno avuto forza e merito nel rimanere attaccati alla partita in tutti i modi, nel provare in tutti i modi a non accettare un risultato con zero punti. La rinfranca, anche la risposta in termini di reazione, di crescita nel corso della partita, anche il rapporto alla serata di lunedì contro il Napoli. Allora, sono partite diverse e alla fine della partita con il Napoli faccio i complimenti al Napoli, che ha dimostrato in campo una forza che sta dimostrando un po' con tutti, no? E stasera la partita è stata molto diversa dal mio punto di vista, con le caratteristiche della Roma, con le caratteristiche nostre, giocata sostanzialmente alla pari. Abbiamo avuto anche le nostre belle occasioni per fare gol e non ci siamo riusciti. Anche è stato importante e determinante l'apporto dei giovani e dei cambi, no? Perché c'è stato un Soppi che è balzato subito agli occhi di tutti per l'impatto molto positivo che ha avuto sulla partita. Anche Beto, a mio giudizio, si è calato bene nel match, ha tenuto su tantissimi palloni, poi nel finale c'è stato spazio anche per Lazar. Le chiedo però soprattutto su Soppi, che davvero ha impressionato anche per la facilità, la personalità con cui è arrivato. Sì, sono ragazzi giovani e sappiamo che sono ragazzi di grande potenzialità. Dicevo poco fa che il compito, io credo che il club, che l'Udinese si sia organizzata per un futuro roseo con questi ragazzi, non solo quelli che ha nominato, ma ce ne sono altri, ce ne sono 5-6 di ragazzi giovani, tutti di grande prospettiva sulla carta. Adesso dobbiamo rendere più presente possibile queste potenzialità. Adesso anche la rabbia per questi due KO diversi, come giustamente analizzato, può essere anche comunque uno stimolo per rimettersi prontamente, no, in auge, in gioco domenica in casa contro la Fiorentina. Ovviamente sì, disturba perdere le partite, non ci si riesce a fare l'abitudine, non ci si sta male. E adesso però abbiamo 2 giorni per preparare un'altra partita contro un altro avversario di livello. L'ultima ad avere un flash su Doggi, che tornava dopo questo stop, è stato anche un po' tra virgolette una mossa, diciamo così, a sorpresa vederlo subito all'inizio, però ci ha davvero nuovamente impressionato, soprattutto perché reduce da un break forzato. Due parole, per quello che mi riguarda, molto bene.